Ciao, rieccomi. Oggi voglio farvi vedere un manuale di un gioco molto particolare. Stiamo parlando di Space War della Cinematronics. Sistemando l'angolo dei nuovi progetti abbiamo questo che diventerà Star Castle, sempre della Cinematronics. È vuoto, lì ho accumulato tutti i pezzi che mi servono. Sarà un gran restauro perché il legno non è messo proprio bene. Il restauro disperato sarà di Star Wars, eccolo qui, perché è anche abbastanza marcio, no? Abbiamo delle parti che proprio hanno preso acqua e si stanno sbriciolando. Ma veniamo al dunque, qui abbiamo l'edizione americana di Space Wars della Cinematronics. Allora, tutto sommato ha qualche punto di ruggine, ma la macchina in sé è completa. Qui abbiamo il plexi, ok? Qui abbiamo alcuni pezzi che ho smontato, il pannello di controllo è completo, in inglese, e qua abbiamo la sua gettoniera. Cos'è che è particolare? Dentro ci ho trovato il suo manuale, che adesso volevo farvi vedere un attimino. Queste sono, sembra che siano fotocopie d'epoca, per cui c'è una graffetta arrugginita qui, però dovrebbero essere delle copie. Questo manuale è incredibile perché è praticamente tutto disegnato a mano. Quindi abbiamo il monitor Cinematronics visto dall'alto, abbiamo la scheda sempre vista dall'alto, questa invece è la prospettiva laterale, quindi visto da dietro, ma quello che mi interessava di più è qua dietro, cioè c'è l'assemblato del codice sorgente del gioco, ok, program in esadecimale. L'autore è Lawrence Rosenthal, come da manuale, copyright 1977, e questo è davvero straordinario, e c'è tutto il codice sorgente. Che finisce qua, quindi in realtà è una manciata di byte, eh? Dopodiché ci sono gli schemi, però gli schemi sono già più recuperabili. È un documento veramente incredibile, è dubbio che cosa ci si possa fare del disassemblato, però se noi avessimo un lettore di EEPROM come si aveva negli anni 70, e apro la parentesi, noi ce l'abbiamo, potremmo andare a verificare posizione per posizione se abbiamo tutti i byte messi a posto bene. Quindi questo è davvero una cosa incredibile. Quindi tutto qua. Volevo solo farvi vedere questa cosa molto particolare che non è stata ripetuta successivamente molte volte, perché prima di tutto aveva veramente un dubbio uso quel tipo di informazione, però fa capire quanto comunque il byte fosse ancora legato alla carta, cioè quanto rari fossero gli strumenti tecnologici per poter per esempio verificare una EEPROM. Quindi si lavorava veramente veramente sulla singola cella di memoria. Tra poco restaureremo anche questa bestia, perché io ne avevo una versione italiana che è andata via, è andata nel museo Tilt di Wiz, e per cui lo rimpiazzeremo con la versione americana. Va bene, vi saluto, ciao ciao!